Fabio Stassi ci racconta insieme a Paolo Accadeddu Con in bocca il sapore del mondo, il suo nuovo libro. Grazie Fabio per essere qui con noi oggi. Niente, io direi di fare una chiacchierata molto tranquilla. Ci beviamo un bicchiere di vino e ci facciamo due chiacchiere su questo tuo ultimo libro edito da Minimum Fax, Con in bocca il sapore del mondo. Tu hai all'attivo tanti romanzi, diversi testi di natura quasi saggistica, dei libri come questo che cercano di esplorare il mondo della letteratura da un punto di vista diverso, a metà tra la narrativa e la saggistica. È come se ci fosse la voglia di esplorare le storie, tanto vero che la quarta di copertina di questo libro lo dice. Hanno scelto, non so se l'avete scelto insieme all'editore, immagino di sì, questa frase. Mi dicevano: Matto, dove vai? Matto, ce l'hai una pelle di capra? Vieni qui, raccontaci una storia, siediti, parla. Ed è un po' quello che fai, tu ti siedi e parli e racconti le storie. Solo che stavolta sono storie di poeti famosi, poeti che tutti ci portiamo nel cuore, e ti sei divertito a vestire i panni di dei grandi nomi della poesia italiana, da D'Annunzio, Ungaretti, Carducci, Palazzeschi, Alda Merini, e hai fatto questo gioco che è un po' quello di un carosello impazzito, se vogliamo, calarti nei panni di un autore famoso con tutto l'affetto probabilmente di un lettore appassionato, per raccontarci qualcosa di più di loro e raccontarci forse anche qualcosa di te. E penso che nasca dalla voglia di raccontare una storia che è loro, una storia che è anche tua. Allora, buongiorno a quest'ora. Io speravo onestamente che ci fossero poche persone, perché era un aperitivo, invece siete molti. Grazie di essere qui comunque. Allora sì, questa frase è una frase che io faccio dire a Campana. Campana è stato uno dei poeti miei preferiti, di cui ho anche scoperto ultimamente che era molto amato anche da Roberto Bolaño, che scrisse una poesia a Campana. E la storia di Campana è una storia molto tragica, perché comunque aveva dei problemi, diciamo, probabilmente io credo questa cosa, che a raccontare alla fine siano sostanzialmente i matti, o comunque Elia diceva sarà un incontro molto distensivo. Non è così, perché tra follia e racconto c'è sicuramente un legame, tra follia e poesia, tra follia e scrittura, tra follia e musica, perché comunque dedicare tanto tempo e sottrarlo alla vita è una forma in qualche modo patologica di interpretare la vita, il mondo, insomma, non, al posto di vivere si sceglie di scrivere, e Campana e altri poeti. Infatti questo libro inizia con Campana e termina con Alda Merini, e quindi è un po' circolare da un poeta matto a una poetessa matta, diciamo. Ma a me interessava il loro sguardo, interessava restituire. Tutto è nato, poi ne parleremo anche stasera, qui ci sarà la voce di Pilar, che è meravigliosa. E tutto è nato in realtà da una commissione, cioè mi hanno chiesto di scrivere dei documentari, e io non avevo mai scritto dei documentari, e mi hanno chiesto di scrivere dei documentari sulla poesia, sui poeti, che è una cosa in Italia, insomma, abbastanza sorprendente. E non pensavo che questi documentari si facessero. E la proposta che ho fatto è di fare parlare questi poeti in prima persona. Questo gioco della prima persona l'avevo già fatto in altri libri, avevo fatto parlare dei personaggi di romanzo in prima persona, quindi il dottor Zivago, Lolita, grandi personaggi del secondo Novecento, avevo fatto parlare in prima persona Charlie Chaplin in un romanzo, questa impostura, questo usare la prima persona e quindi indossare i panni anche di una persona famosa che ha avuto, insomma,
anche questi poeti ci sono Ungaretti, Quasimodo, Montale, insomma. Ma io ero sicuro che la proposta non sarebbe stata accettata e quindi ho lanciato l'idea di scrivere in prima persona e di sostituirmi a D'Annunzio, per esempio, e scrivere e di farli parlare dopo morti, che anche questo è un segno tangibile, probabilmente, di follia. Comunque, invece, con mia grande sorpresa, Rai 5 ha accettato di produrre questi documentari e sono stato costretto a scriverli a quel punto. E ho cominciato da Ungaretti, ho iniziato a scrivere. Ma loro mi avevano poi chiesto, ho detto, perché comunque tra i poeti e la follia, appunto, tra i poeti e la malattia c'è una relazione profonda. Tu io da quando ho curato curarsi con i libri è la fine, perché tutti pensano che io creda nel forte potere terapeutico della letteratura, dei romanzi, delle poesie. In realtà io nutro grandi dubbi su questo. E non solo nutro dubbi su tutto, ma su questo in particolare. E una volta, parlando con un altro scrittore, Paco Ignazio Taibo II, uno scrittore messicano molto, che quando lui ha detto: ma la letteratura, la poesia, cioè sono la cura, possono essere un rimedio, un balsamo. E lui mi ha detto, con una parola spagnola sintetica e conclusiva, mi ha detto: ma la letteratura è la infermedad. La letteratura è la infermedad, la letteratura è la malattia. Appunto, secondo te. E quindi, e su questo poi potrei raccontare qualcosa, come diceva Darwin, di me più tardi, ma sul mio rapporto con la malattia. Ascolta Fabio, parlando di rapporto tra scrittura, follia e poesia e follia, a me è venuto in mente ovviamente il nome di Fernando Pessoa, che tu fai citare a uno dei tuoi personaggi poeti, però ho avuto come l'impressione che in realtà tu con questo esercizio di scrittura ti sia quasi immerso in quello che dice Pessoa, nel senso che Pessoa in una delle sue poesie dice qualcosa del genere, che io adesso cito a memoria, magari sbagliando qualcosa: il poeta è un fingitore e finge tanto completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. Che se noi ribaltiamo è come se tu stessi vivendo effettivamente come reali le vite di questi poeti che ti sei trovato a dover immaginare, e questa è una cosa che tocca il lettore, perché la si sente, ti si vede là come Alda Merini, come Dino Campana, come Montale, a ritrovare in loro qualcosa di tuo, e in ognuno è come se tu seminassi un poco di te. Sì, grazie. Sì, questo è sicuramente e paradossalmente il libro più mio che ho scritto. Ci sono in tutti e 10 i poeti, ho nascosto tante cose. È il modo più facile di parlare di sé è parlare sotto mentite e spogli. E quindi a me ho avuto l'opportunità di dire quello che penso sulla scrittura, sulla poesia, sull'amore, attraverso delle voci autorevoli. E quindi il lettore è portato a credere quello che dico, che ho scritto, insomma, è portato a leggerlo come se realmente fosse Ungaretti o Cardarelli o Sabba a parlarne. Quindi era un gioco interessante, e in realtà mi ci sono immerso così tanto che ho rischiato l'insanità, appunto, mentale, perché ho passato un anno completamente a rileggere questi poeti, a rileggere le loro lettere, a rileggere quello che avevano scritto di loro, a misurare ogni sillaba di ogni loro poesia, a cercare di indovinare quello che c'era dietro, la vita privata anche. Ed è stata un'avventura, è proprio così, davvero. Io credo nella finzione come forma di
autenticità, la letteratura cerca la verità attraverso un mare di bugie, ma devi credere nella bugia che stai raccontando. È chiaro che fare parlare 10 poeti dopo morti da un luogo remoto, che per ciascuno ho scelto un luogo, la poltrona per Ungaretti, il davanzale per Montale, il tavolino per D'Annunzio, il retro bottega della libreria antiquaria per Sabba, ciascuno di loro io l'ho visti nell'eternità in quel posto e ho immaginato che raccontassero la Cardarelli, che è uno dei poeti più dimenticati e meno letti e che io ho amato di più da ragazzo, ed è che aveva una storia particolare, aveva un braccio più corto dell'altro, ma era seducente anche. Scriveva in prosa come se fosse poesia, le prose di Cardarelli sono di una bellezza, e in poesia come se fosse prosa, leopardiano in qualche modo, e Cardarelli, l'ultimo Cardarelli, lo si poteva incontrare a Via Veneto, Via Veneto era via di Fellini, e io Cardarelli l'avevo incontrato in un libro di Ennio Flaiano. Ho avuto il mito di Ennio Flaiano, perché Ennio Flaiano era, forse sarebbe potuto essere il più grande scrittore italiano, ma scelse dopo aver vinto il premio Strega giovanissimo, un libro memorabile, Tempo di uccidere, scelse di fare lo sceneggiatore per Fellini, ma gli dobbiamo dei film, uno più bello dell'altro, La fine a 8:30. Ennio Flaiano era un osservatore e raccontava Via Veneto negli anni 60 come un luogo balneare. Lui diceva Via Veneto è una via balneare, e a Via Veneto c'è un poeta, come siete voi in questi tavolini, che siede sempre allo stesso tavolo e che dice di sé di essere il più grande poeta morente d'Italia, con un cappotto anche a Ferragosto, perché Cardarelli viveva in un alberghetto, in una stanza, come se fosse un uomo in procinto di traslocare sempre, indossava questo cappotto perché come i vecchi aveva freddo, sedeva sempre alla stessa sedia e naturalmente Flaiano ne parla come la solitudine del satiro, un vecchio satiro che io ho immaginato di farlo parlare da morto, da quella sedia di Via Veneto, da fargli raccontare come lui concepiva la poesia e il rapporto con la sua terra. Lui era di Tarquinia, io vivo a Viterbo, conosco quei luoghi, ha descritto Tarquinia e la Tuscia in maniera impeccabile, in libri meravigliosi, e, insomma, ma con ciascuno di tutti e 10 è stato un calarsi nel cercare di riassumere in 20 pagine quello che è stata l'essenza della loro vita. Naturalmente è una scommessa impossibile, una specie di incosciente follia, però è il libro di cui ho più pudore anche, perché ci sono dentro profondamente e perché è stato davvero un anno terapeutico per me, perché la poesia, sì, è vero che l'infermità, ma è anche vero che è una specie di piccole aspirine che prendevo ogni giorno, ogni sera, e mi facevano bene. E poi soprattutto un modo di riaccordarsi, cioè mi sono sentito come, dopo parecchi libri che scritti, io non ho molto tempo, ho una vita abbastanza complessa, insomma, lotto per ogni minuto per poter scrivere, e mi rendo conto dopo tanti anni che avevo scritto molti libri uno dietro l'altro quasi senza fiato, quasi senza fermarmi, e questo è stato un attimo di un momento proprio di riaccordarsi, come quando gli strumenti un po' perdono l'accordatura. E quale accordatura migliore per chi usa le parole che andare a lavorare con le parole dei poeti? Le parole dei poeti ti riaccordano, perché c'è una cura
perché hanno dedicato tutta la vita a una sillaba, a un verso, a un... per me è musica, è come avere ascoltato per un anno, riascoltato incessantemente la voce di gente che sapeva come si scrive. E per me è stato proprio un modo di ritrovare le parole, di ritrovare la possibilità di... Cioè, non solo di... Io volevo restituire la loro voce, in realtà loro hanno restituito a me la mia. Ma infatti la bellezza di questo volumetto è che quando inizi a sfogliarlo, leggi la parte introduttiva, gli dai un'occhiata, ti viene in mente subito un dubbio e una paura che possa trattarsi di un esercizio di stile, scrivere un po' alla maniera di scrittori famosi, che però rimane fine a se stesso. E invece no, perché è come in realtà trovarsi in un cenacolo di poeti e sentirli intorno a te raccontare una storia. E a me l'immagine che veniva in mente era quella di una serie di vecchietti attorno a te che di volta in volta si passavano la parola e ti raccontavano a loro volta un pezzetto della loro vita, reale o immaginaria, era un prendere la parola a turno. E mi sono chiesta perché si sente questo tuo non perdere la tua identità e non perdere la tua parola. Il rischio di perderla invece è alto, perché tu hai passato un anno a studiare le minuzie di ciascuno di loro, a studiare le carte, a studiare i testi, e rischi di perdere te stesso in mezzo a tutti questi grandi scrittori. Come si fa a non perdere se stessi? Sì, anzi a ritrovarsi, e ti chiedo, ha forse a che fare con la musica che ogni scrittore si porta dentro e che forse sta un po' alla base della scrittura? Io ho un'idea musicale della scrittura. La scrittura ha a che fare con la musica, è sempre un fatto di suono, di trovare la parola giusta, la posizione delle parole nella frase, il giro della frase, quello che si cerca, ma per tutta la vita, e chissà se si troverà mai, il suono della propria voce. Io con la mia voce, per esempio, ho un problema, ma un problema da sempre. Mi vergognavo della mia voce. Quando mi chiamano alla radio, vado nel panico, perché quando entri, per esempio, da Fahrenheit, che c'è uno studio molto ovattato, poi appare la luce, tu sei in trasmissione e sai che ti può sentire da Trento a Trapani chiunque, magari in macchina, e senti la tua voce. E questo della voce per me è sempre stato una questione aperta, una cosa che ho raccontato in un libro, ogni tanto racconto negli incontri, e che per me è stata forse una delle cose più emozionanti che mi sono capitate. Mi chiesero di fare un incontro in Svizzera a un festival letterario a Solothurn, Soletta, e mi chiese di fare un incontro la Società Elvetica degli Ipovedenti, e dovevo mandare un CD con la mia voce, con alcune delle parti del libro, del romanzo che avevo pubblicato allora, lette, incise, e mandate. Io non sapevo poi quale sarebbe stata la conseguenza di questo, però avevo a casa, ho suonato molto da ragazzo, insomma avevo a casa gli strumenti per incidere la mia voce. Ho letto due pagine di quel romanzo e ho spedito questo CD. Dopodiché arrivo in Svizzera, arrivo a Solothurn, il pomeriggio di questo incontro, di cui ero molto curioso. Viene ad accogliermi una donna ipovedente e mi introduce in un hangar dove avevano ricreato il buio assoluto. E il buio assoluto non è come spegnere la luce, non è come entrare in una stanza dove spegni le luci, è un luogo dove non penetra nessuna fonte di luce da nessuna parte, quindi è un luogo assolutamente
in quarantena, diciamo, c'è una prima porticina mobile in cui tu entri in una zona di penombra e c'entri mettendo le mani sulle spalle del capofila. E quindi eravamo una fila di persone in fila indiana con le mani sulle spalle di questa donna ipovedente che ci guidava e che ha detto agli altri: guardate, se vi sentite male ditelo, perché c'è gente che ha attacchi di panico, ha vertigini, senso di nausea, non sopporta questa sensazione. Passata il primo intermezzo della penombra, poi entri nel luogo del buio assoluto. E questo luogo è come cadere in un pozzo, è come perdi ogni riferimento, perdi ogni, non sai più neanche che cosa vuol dire essere avanti e dietro, destra, sinistra. È un luogo assolutamente senza riferimenti. E io sentivo che c'era un pubblico che occupava tutta la sala ed era un pubblico di ciechi, e sentivi il respiro, sentivi la presenza, il corpo, ma non lo vedevi. Mi hanno accompagnato, mi hanno fatto sedere, dopodiché era un incontro in tedesco e in italiano, hanno mandato il CD che avevo spedito, e quindi in quel luogo assolutamente nell'oscurità totale ho sentito la mia voce e mi sono vergognato fino al midollo, cioè credo di essere diventato rosso, ma era inutile, nessuno avrebbe potuto notarlo, perché non avevo mai sentito la mia voce con quella con quella forza, perché lì non sei distratto, ci sono anche i ristoranti al buio in cui dicono che il sapore del cibo o delle bevande è assoluto, perché non sei distratto, i sensi non sono distratti, quindi lì funzionava solo l'orecchio. E quindi ho sentito, insomma, diciamo, la tua voce aveva tutto un altro suono. Dopodiché mi hanno fatto delle domande, e la domanda che io mi porto da quel giorno dietro me l'ha fatta una signora, appunto vi dicevo, era un pubblico di gente che o era cieca o comunque aveva problemi alla vista. Una signora mi ha chiesto, dice: scusi, le volevo chiedere, ma lei è cieco? È stata la domanda più straniante eppure più coerente a quel luogo, e spiazzante completamente, perché nessuno ci chiede una cosa del genere. Cioè, noi ci vediamo adesso, lo sappiamo, no? Ma lì poteva anche avere un suo senso, una sua ragione. Stranissima. Io anche lì ho detto, ho risposto, sono stato anche imbarazzato, perché ero probabilmente l'unico, perché comunque uno dei pochi che ci vedeva, e ho detto: no, mi spiace quasi, ma... Cioè, no, ma scusi, lei mi fa questa signora, e poi le chiedo: ma perché lei mi fa una domanda del genere? Perché è strana. Cioè, no, mi sembrava che lei, dal suono della sua voce, fosse cieco. È stata una specie di rivelazione. E da allora io ci ragiono su questa cosa, e credo, e ho trovato anche, insomma, da allora studio, leggo. Credo che forse per scrivere bisogna essere ciechi, per scrivere poesia bisogna essere molto ciechi, cioè che la cecità sia... noi pensiamo che per scrivere servono sempre gli occhi, siamo abituati a questa ossessione della vista cinematografica, a pensare alla scrittura sempre in termini di visione, di predizione, nell'antichità, di premonizione, in realtà Tiresia era cieco, in realtà gli indovini erano ciechi, chi vedeva veramente era cieco, non aveva gli occhi, e questa cecità è una forma di insomma,
Non so perché ho raccontato questa cosa, ma ha a che fare con anche perché quando scrivi, in qualche modo tu entri in uno stato di cecità, il mondo non esiste, la tua vita scompare, scompare anche la tua famiglia, scompari te, e poi forse dovresti scomparire te, non tu, non sempre accade. Invece dovresti, perché comunque la scrittura è una forma di anticompiacimento, una forma insomma severa di verso te stesso. E, insomma, quell'incontro mi ha insegnato molte cose. Rifletti più di una volta sulla questione della voce, della musica, del suono quasi, delle parole, di questa ricerca importante, profonda, radicata, che dovrebbe appartenere ad ogni scrittura. E tu sei qui per presentare questa sera uno spettacolo in collaborazione con la cantante Ilaria Pilar Patassini, per la quale tu hai scritto diversi testi. E non mi sorprende in realtà aver trovato all'interno di questo libro queste riflessioni sulla musicalità, no? Della lingua e del bisogno di avere una lingua ricercata dal punto di vista di una quasi un'autenticità musicale. E allora ti chiedo, com'è nata questa collaborazione? Immagino sia stato in realtà qualcosa di abbastanza spontaneo, probabilmente. E, se puoi farci qualche anticipazione, piccola ovviamente, senza svelarci nulla di importante per questa sera. Sì, conosco Ilaria da 20 anni, lei frequentava la mia biblioteca, io sono un bibliotecario, lavoro in una biblioteca all'epoca di storia contemporanea, oggi di studi orientali. Lei frequentava la mia biblioteca e noi in biblioteca organizzavamo, all'epoca ero anche più giovane, insomma avevo più energie, e organizzavamo piccoli eventi, li chiamavamo proprio, cercavamo di sabotare in qualche modo l'università, cercando di portare scrittori, musicisti, e abbiamo organizzato anche dei concerti in biblioteca, è bellissimo. Una volta è venuto un musicista con una viola da gamba che suonava in biblioteca, e le biblioteche perché le biblioteche sono una cassa armonica, ma ce lo dimentichiamo, sono un luogo dove dovrebbe, c'è un modo di dire inglese che dice una buona biblioteca è una biblioteca che offre dei servizi, ma un'ottima biblioteca è una biblioteca che crea una comunità. E noi cercavamo insomma di creare una comunità, quindi eravamo molto amici, cioè c'erano gli studenti, si è creato un momento irripetibile di condivisione di tante cose, e in quella biblioteca abbiamo fatto dei concerti, appunto, e a un certo punto arriva questa ragazza che frequentava la biblioteca. Certo, quello che dicevi tu. Una tanto lume stompe, lume intelligente. Che lo siamo del paese, ogni paese ne ha uno. Fantastico. Adesso che le mettiamo nella stanza della tortuga. Lui è appena passato un poeta. Potrebbe essere Campana, potrebbe essere. Vi dicevo, io con la malattia un po' a casa ne avevo tanti di esempi di questo genere, perché io vengo da una famiglia meridionale dove il discorso centrale era proprio la malattia. Non so se qua c'è, se in Sardegna sia la stessa cosa, ma in Sicilia è il grande discorso, e a casa mia erano tutti malati, cioè erano ma in un modo, mio padre era un supereroe, aveva 2 operazioni al cuore aperto, aveva avuto di tutto, e io ero un bambino sano e mi guardavano con molto sospetto, perché dico, questo ragazzino c'ha qualcosa che non va. Però bisogna dire che io promettevo bene, perché ero nato morto, cioè nel senso che ero nato che proprio io, quando sono nato, non respiravo, e la leggenda in famiglia si raccontava che mia madre era giovanissima, mi hanno messo su un marmo, perché non respiravo, cianotico, era proprio, il medico che aveva aiutato mia madre a partorire
ha detto a mia madre: lei è giovane, ne farà un altro. E per fortuna io devo la vita a mia nonna, che era una tipa molto energica, e mi prese, questo era il suo racconto, dai piedi, iniziò a scuotermi fortemente, a sbattermi sulle, a darmi i pacche, e a succhiarmi dalla bocca, quella che poi dicevano, lei diceva, tu avevi una medusa verde che ti navigava nel petto, che non ho mai capito, avevano queste immagini, che poi ho capito da grande era... una metafora, loro non usavano questa. Era una forma di nostalgia, insomma, quindi appunto. No, dicevo che in biblioteca, in uno di questi, un Natale mi sembra, arriva questa ragazza e si mette improvvisamente a cantare. Insomma, sono venuti giù i libri dagli scaffali, si è, sai quando senti una voce, la riconosci, la musica, del resto la musica ha una forza maggiore di qualsiasi altra, a parte che può fare a meno anche delle parole, che è comunque è immediata la ripercussione emotiva. E ricordo ancora quel giorno, fu memorabile, nel senso ci emozionammo, poi da quel giorno abbiamo cominciato insomma, a suonare insieme, a scrivere delle canzoni. Lei è stata, purtroppo bisogna dire, viviamo in un paese dove è difficile fare questo genere di mestieri, no? Insomma, è tutto... ho sentito dire delle frasi senza senso a lei, come per esempio tu non hai una voce radiofonica, che vuol dire? Appunto, no? Che poi io che ero convinto di non avere una voce radiofonica, ma che vuol dire? Ma poi che cos'è una voce radio? Cioè, non è, una voce è una voce, lei ha una voce incredibile, e se insomma venite a sentirla, ma lei, venite a sentire lei, perché merita davvero. E meriterebbe molto più, insomma, meriterebbe, dovremmo garantire. Io sono stato in Brasile a fare degli incontri, ho visto che in Brasile i musicisti, verso i musicisti c'era una forma di gratitudine, per il semplice fatto che davano bellezza e in qualche modo la gente se ne prendeva cura, e noi invece il talento è molto difficile. Quindi, insomma, da allora una volta abbiamo fatto anche uno spettacolo nel teatro qui ad Alghero, piccolissimo, bellissimo, quello antico, insomma, ci inventiamo queste contaminazioni, ecco, perché credo molto nella contaminazione, credo nella contaminazione appunto del sangue, delle parole, insomma, e quindi spero di cavarmelo. Quindi diciamo che l'appuntamento è per stasera insieme a Pilar, per avere una sorta di anticipazione di uno spettacolo tra storie di musica e di poesia, perché come ci ricordi giustamente in questo libro, non possiamo vivere senza poesia, non è una vita piena, non ci manca qualcosa. E quindi io vi invito stasera al Lucualtè alle 21:30 insieme a Fabio Stassi, Ilaria Patassini, Pilar. E vi ricordo anche che prima ci sarà una presentazione alle 20:45 con lo scrittore Flavio Soriga. Ringrazio Fabio Stassi per questa chiacchierata, grazie mille per essere stato con noi, Fabio.